Eccoci, registriamo per i nostri amici della Differita che mi hanno già anche chiamato stamattina per ricordarmi di registrare che non ci saranno. Allora, intanto vi saluto tutti. Bevo e ci prepariamo a fare un allenamento, il solito allenamento del mercoledì che è un pochino diversificato rispetto agli altri, sempre sullo stile di tonificazione, quindi per un lavoro più specifico muscolare e quindi con più ripetizioni. Dicevo che stamattina sono un pochino stanca perché non ho dormito dalle 3 che sono sveglia, quindi se vedete nell'arco della registrazione che mollo su qualcosa, non preoccupatevi, voi proseguite. Non ho proprio idea di come reagirò senza aver dormito. Ok, lavoriamo bene sulle gambe, andiamo in apertura ampia, passiamo da una gamba all'altra. Ok. Intra rotazione, andiamo in squat. Proseguiamo con lo squat e alzata laterale. Stessa gamba. E dall'altra, squat e alzata. Ok, sciogliamo, andiamo sulle punte. Mettiamoci pure una corsettina sul posto. Sempre sulle punte. Ok, e andiamo in slancio della gamba in avanti. Ok, molto bene, un po' di good morning, quindi mettiamo bene le braccia a croce, scendiamo, distendete anche bene le gambe, allora non le pieghiamo, gambe tese. Passiamo le braccia, rotazione in avanti. Spalle in avanti. Rotazione indietro. Rotazione indietro delle spalle. Facciamo una mobilizzazione della colonna, così ruotiamo anche il collo. Bene, butto giù. Spingo su la colonna. Ultimo. Ok. Bene, possiamo partire. Allora, partiamo con cercate di avere a disposizione il peso massimo che potete utilizzare, che avete in casa, che andiamo a sfruttarlo sia per alcune
ripetizioni braccia sia per la parte bassa. Quindi partiamo adesso con dei curl, quindi usate il peso massimo che avete, ne facciamo solo 6 e ripetiamo altre 6 andando a fare una bella rotazione del polso. Lo facciamo alternato, ok? Il massimo peso che avete a casa. Ne facciamo 6 e poi recuperiamo qualche secondo, ok? Quindi allora andiamo, massimo peso. Rotazione 1, 2, alterniamo, 3, 4, 5, 6. Ne facciamo ancora 6 perché sono 6 per braccio, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Posiamo, recuperiamo. Mi tolgo l'anello perché quando il peso è un po' più importante, bisogna toglierlo. Qualche secondo e rifacciamo di nuovo una serie di questi. Carl. E andiamo a lavorare in questo modo adesso, facendo 6 da una parte e poi 6 dall'altra, ok? Proviamo e andiamo. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Passiamo dall'altra. 1, 2, rallentiamo un pochino la discesa. 3, 4, 5 e 6. Ok. Molto bene, ci prepariamo per i prossimi esercizi che saranno sempre alternato. Andiamo a fare una pressa alternando le braccia, gomito in appoggio, intanto che recuperiamo. Anche qui usate il vostro peso massimo che avete a disposizione. Io provo con questo, ma poi mi sposterò su 5 kg e ne facciamo 8. Quindi allora, bene l'appoggio del gomito e andiamo a spingere verso l'alto. Ne facciamo tutti 8 e poi alterniamo dall'altra parte. Giriamo. 2, 3, appoggio gomito e vengo su. 4, 5, 6, 7 e 8. Tratteniamo un po' la discesa, poi passiamo dall'altra parte e spingo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Molto bene, posiamo un attimo il peso. Ripetiamo, questa volta facciamo 12 ripetizioni, almeno 20 secondi di recupero. Ok, riprendiamo di nuovo il nostro peso massimo che abbiamo in casa
e andiamo a spingere verso l'alto. Uno, due, e ne facciamo 12, tre, quattro, cinque, sei, addome contratto, sette, otto, nove, dieci, undici e dodici. Ok, passiamo dall'altra, bene la posizione e salgo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici e dodici. Ok, molto bene. Anche questo è fatto. Sempre col peso massimo, recuperiamo un attimo, andiamo a fare rematori. E anche qui ne facciamo 6, però con tutte e due i pesi massimi che abbiamo, quindi ci mettiamo in posizione 45 e andiamo a spingere bene col gomito che passa vicino al corpo, quindi questo movimento qua, ok? Sempre il peso massimo per dare la massima efficacia all'esercizio, ok? Bene. Partiamo, posizioni, ne facciamo 6 più 6, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, posiamo. Scendiamo un attimo e ne facciamo altri 6. Ok, riprendiamo i nostri pesi, attenzione alla schiena e di nuovo 45 e vado su. 1, 2, 3, 4, lentamente scendo, 5, 6. Ok, molto bene. Adesso, sempre con il peso massimo, se avete dei pesi molto leggeri, in questo caso non ne usate uno solo, ma ne usate tutti e due. Potete usarli tenendoli appunto con le due mani in questo modo oppure unirli insieme tenendoli ravvicinati. Andiamo a fare uno stacco da terra in questo caso. Cerchiamo di far toccare il peso a terra, quindi tenetelo in maniera che almeno una parte del peso finisca a terra. E scendiamo come fosse una sorta di squat, però facciamo uno stacco da terra con le ginocchia piegate, quindi non è più lo stacco alla rumena per cui io faccio scendere il peso e ritorno, ma è io faccio scendere il peso e ritorno, ok? Tocco, quindi scendo anche con le ginocchia e sto andando indietro, tipo un glove squat, sono quasi a terra anche col sedere, ok? Facciamo questo esercizio 50 ripetizioni, classico esercizio che va a sovraccaricare
e quindi a romperlo, quadricipite, glutei, e poi si riformerà sicuramente più solido e più tonico. Io prendo il peso massimo 1, lo tengo in questo modo e scendo e cominciamo a contare. Quindi vado giù, tocco terra e risalgo 1. Flessione le ginocchia, che non devono superare il punto dei piedi. 2. 3. Impiegateci il tempo necessario. E 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il busto non si piega, rimane sempre retto, nel senso che il movimento è questo, scende indietro col sedere, non muove la schiena, 1, 2, 3, fatelo bene, 4, 5, sono le gambe che lavorano, 6, 7, 8, 9 e siamo a 20. Proseguiamo. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 e siamo a 30. Ok, proseguiamo, andiamo di nuovo giù. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e siamo a 40. E andiamo ancora giù per 10 volte. Via. 1, 2, 3, 4, 5, bene la schiena, se non storge, 7, 8, 9 e 10. Molto bene. Posiamo, recuperiamo. Sciogliete perché anche la schiena in questo caso, soprattutto la parte da metà in su, sta lavorando. Abbiamo il peso in mano. C'è un po' di mobilizzazione della colonna. Perché poi, chi se la sente, ne facciamo altri 50. Andiamo proprio a sollecitare bene questa muscolatura. Facciamo passare il tempo necessario, e quindi almeno 90 secondi per recuperare e poi ripartiamo. Tanto magari sciogliamo un po' di step touch. Sciogliete schiena. Chiudo, apro, chiudo, apro. Mercoledì facciamo lavori un pelo più ripetitivi, quindi forse anche un pochino più noiosi, però molto utili.
per quello che ci serve andare a fare per l'estate. Ok, siamo quasi pronti. Vogliamo ancora. Mancano 30 secondi. Ci prepariamo psicologicamente. Pesetto, bevete. Ok, 10 secondi, prepariamoci e ripartiamo. Ok, bene, il peso in mano e scendiamo. Bene, piedi paralleli, non troppo aperti e andiamo giù il più possibile. Uno, due, tre. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ancora, 1, 2, 3. Vedete la spinta della gamba. 4, 5, 6, 7, sentite come lavorano bene i glutei, 8, 9 e siamo a 20. Anche lì le ipso, sta lavorando bene davanti. Via, 1, addome, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e siamo a 30, dai, 30, partiamo di nuovo e via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E facciamo gli ultimi. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultimo, 10. Ok. Benissimo, abbiamo spaccato bene le gambe, andiamo adesso a recuperare ovviamente, mentre recuperiamo sempre il nostro solito minuto e mezzo, che serve tantissimo a ripristinare la forza, l'energia e a riposare il muscolo, ci prepariamo per fare degli squat jump. Anche qui facciamo 50 ripetizioni, sollecitiamo di nuovo bene il quadricipite, non è necessario fare dei salti altissimi in estensione verso l'alto, quanto invece distendere bene la gamba e quindi anche l'anca, ok? E schiena, quindi andiamo a scendere in mezzo squat e poi distendo con un saltello, ok? E ne facciamo 50. Chi non riuscisse a fare il saltello o preferisse non farlo, mi fa dei mezzi squat
veloci perché dobbiamo far salire il cardio, quindi scende, distende, l'importante è che sia ben distesa. Questo muscolo, che è il muscolo che di solito usiamo per fare sit-up. Ok? Ci siamo, mancano 15 secondi, ci prepariamo e facciamo 50 jump squat. Portiamo su il cardio. Siamo pronti? Partenza, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, teniamo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Bene, sentite che il cuore pulsa. Lo mettiamo in recupero. Camminate, sciogliete e facciamo la seconda serie degli squat jump. Sempre 50. Quindi recuperiamo, portiamo il cardio, battiti cardiaci ad abbassarci e riproviamo con altri 50. O quanti ne riuscite a fare? Nella seconda volta quello che riuscite, anche perché abbiamo già sollecitato parecchio la muscolatura nel primo lavoro dello stacco. Bene, tranquilli che poi fatto questo abbiamo ancora due esercizi sui crunch da eseguire e poi vi lascio, quindi sentirete ancora lavorare il vostro corpo nei prossimi giorni con questo tipo di lavoro. Vedrete come vi si formano bene i muscoletti della gamba. Ok, siamo pronti? 3, 2, 1 e proviamo. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, ultimi 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Bravissimi. Molto bene ragazzi, ottimo lavoro. Andiamo adesso a fare il nostro lavoro sul crunch. Vi faremo crunch obliquo, quindi lavoreremo su questi distretti muscolari e il crunch classico. Ok? Allora, andiamo a posizionarci, intanto che continuiamo a recuperare, fiate, sposto solo i pesi che sennò posso darmi fastidio. Ecco, il tappetino. Andiamo a fare 12 crunch
da una parte e 12 dall'altra. Bene, i piedi appoggiati a terra, mettiamo la mano vicino alla testa e andiamo a ruotare bene verso il gomito, verso il ginocchio opposto. Quindi uno, due, tre, quattro, ruoto e mi alzo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Riposo da una parte, parto dall'altra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Molto bene, sentite come lavorano i muscoletti qui in periferia, verso gli lati e anche la parte bassa dell'addome. Recuperiamo, facciamo ancora una serie. Recuperiamo un po', se volete possiamo anche mettere il ginocchio in questo modo con l'appoggio della caviglia, in modo da incontrare più facilmente il nostro gomito. Ok, siamo pronti. Gira un pochino la testa, non preoccupatevi se non avete mangiato, è normale, manca un po' di zucchero, ma vi rifarete con la colazione, tranquilli. Ok, partiamo e via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, facciamo anche dall'altra. Pronti, via. 1, 2, 3, 4, ciao amore, 5, buona scuola, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ok, molto bene. Ci prepariamo a fare l'ultimo esercizio. Ne faremo 50 e faremo dei crunch classici. Siccome sono tanti, allora se soffrite un po' di cervicale, magari dopo un po' vi può venire un po' di dolore alla testa, al collo, diciamo, potete o mettervi un cuscinetto in modo che quando andate a fare l'appoggio lo fate morbido ad una certa altezza dove il collo appoggia, quindi si rilassa quel mezzo secondo mentre scende, se no potete anche inserire l'appoggio delle mani dietro la testa. L'importante è che l'esercizio, dimmi, ok, avvicinalo, l'esercizio venga fatto sempre senza tirare il collo in questo modo. Se vi accorgete di fare questo, non lo fate perché è errato. Quindi serve solo per l'appoggio, ma viene sempre su. Spalle e gomiti vengono su insieme, ok? Bene. Recuperate solo un secondo che devo chiudere la porta, se no mi rimane aperta. Scusate, la porta che ogni tanto non scatta. Bene, allora, partiamo. Se volete già iniziare a provare con questo tipo di supporto, andiamo e via. 1, 2, 3, 4. Sentite lavorare l'addome, 5, 6, sguardo verso l'alto, 7,
9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e siamo a 30. Ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, facciamo gli ultimi 10, fatti bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e siamo a 50. Molto bene, siamo alla fine. Facciamo altre 50, però li alterniamo. Quindi faremo 10 crunch classici, 10 spinte in avanti, poi faremo 10 hit up e andiamo avanti così, ok? Siete pronti? Quasi stiamo per riprendere. Ripartiamo col classico. E poi abbiamo finito anche oggi. Allora, pronti partenza via, andiamo con 10, sguardo verso l'alto, via. 1, 2, butto l'aria, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, facciamo cambio, andiamo su con le braccia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adesso andiamo a toccare le caviglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Andiamo giù, proviamo a venire su col sit-up. Ok? Quindi tengo su fino a qua e scendo. Un po' veloci, 2, 3, chi non riesce fa crunch classico, eh? Non preoccupatevi, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Molto bene. Appoggio del tallone, facciamo una rotazione da una parte, dall'altra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Terminato anche oggi, ottimo allenamento muscolare. Vedrete come vi sentirete nei prossimi giorni. Facciamo un po' di stretching. Già che siamo in questa posizione, scendiamo giù e andiamo a allungare bene la parte avanti. Quindi spingiamo bene, bene le mani. Abbassiamo le gambe e stendiamo bene tutto il corpo. Sentite l'addome come si appiattisce. Inspiro, butto fuori. Ok, porto sulla gamba destra. Sollevo la sinistra, vado su e giù col piede, caviglia, 1,
due, tre, quattro, cinque e faccio un cambio dall'altra, uno, due, tre, quattro, cinque e porto su tutte e due le gambe. Stringo il petto, 1, 2, 3, 4, 5, porto giù le gambe, porto sulla sinistra e la ruoto a terra. Guardo verso l'alto. 2, 1 e ritorno in posizione. Allungo, vengo su con la destra e scendo a terra. Tre, due, uno, mi porto in quadrupedia. Facciamo ancora un po' di colonna. Ok, mi appoggio sui talloni e allungo ancora la schiena. Ok, andiamo in ginocchio, allunghiamo il braccio, lavoriamo sulla spalla. 5, 4, 3, 2, 1 e vado dall'altra. 5, 4, 3, 2, 1 e scendo. Spalle avanti, spalle indietro. Spalle avanti, spalle indietro. Ancora. Accompagniamo col collo che si piega avanti e va indietro. Si piega avanti e va indietro. Ultimo. Ok. Bene, ragazze, eccoci. Abbiamo terminato anche oggi. Com'è andata? Tutto bene? Ci Bene. vediamo venerdì per braccia. Bene.